non è un diversivo, un divertimento. I tempi sono quelli che sono, la crisi finanziaria e ancor più quello che è accaduto in Abruzzo hanno ridotto al minimo gli interventi di sostegno alla cultura e alle sue istituzioni, ma noi resistiamo e andiamo avanti nonostante tutto. Parole di Edoardo Tiboni, patron dell'omonima fondazione e animatore del premio Flaiano e del centro studi D'Annunziani, in occasione della presentazione delle attività per il 2009-2010. Anno importante quest'ultimo perché a marzo ricorrerà il centenario della nascita di Ennio Flaiano e assieme alla 37esima edizione del premio sono in cantiere una serie di eventi speciali. Proprio in coincidenza con il 5 marzo, data di nascita di Flaiano, si terrà un convegno di spessore internazionale, così come una successiva mostra sull'intellettuale pescarese, in cui grazie alla collaborazione con l'Università di Pavia e il Fondo Luganese è prevista l'esposizione anche di materiali inediti di Flaiano, copioni, sceneggiature e materiale audiovisivo. Più a breve scadenza, il primo evento della stagione dedicato a Gabriele D'Annunzio. Il 19 settembre verrà presentato un volume di Franco Di Tizio sul carteggio tra il Vate e l'architetto Liberi, altro pescarese illustre d'inizio secolo scorso. A novembre è confermato il premio di poesia Gabriele D'Annunzio in collaborazione con l'omonimo Ateneo, così come il tradizionale convegno nazionale di studi d'Annunziani. Si attendono su questo fronte anche segnali di un nuovo rapporto con Palazzo di Città, che proprio nel 2010 intende dedicare al Vate un grande festival. Ma il Media Museum, che ospita tutte le attività della Fondazione Tiboni, sarà quotidianamente vivo, con la ripresa dei corsi di teatro per tutte le età e i laboratori di televisione e cinema per gli studenti delle scuole medie, inferiori e superiori. Si va avanti, dunque, nonostante tutto.